in position, set, sette, il cronometro chiuso da Matilde Elli in position, set, leggermente avanti la testa della Merate a metà giro, vediamo se sarà o meno confermato al cronometro finale. 20.121 Rebecca Balagussa e 20.616 Ilaria Ronzani. Set. Giorgia Fusetto davanti alla metà giro. Andiamo all'atleta del Rovigo, se confermerà o meno il finale. Finale per lei 19.423, 21 invece il tempo, 21.341 il tempo di Maria Parisi. Leggermente avanti, cammino avvezzato. Ritorno a scorsi questa distanza, vediamo la conferma al cronometro, 20.011 e 20.691 i tempi. Set. Leggermente avanti l'atleta di casa Elisa Berto, vediamo la conferma al cronometro. 19.927 il tempo di Elisa Berto, 20.875 quello di Rebecca Parma. Set. Leggermente avanti la treta dello Scaltenigo. Vai, 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 vai. 20.256 per Emma Cesaro, 20.860 per Cristina Bortolato. Sono partite Yasmin Spada dello Skating Club Rovigo e Selene Aceti dello Skating Club Uboldo. Avanti alla metà giro l'atleta di casa, vediamo le conferme cronometriche, 20.559 per Yasmin Spada, 22.376 il tempo di Selene Aceti. Set. Partita l'ottava batteria, composta da Caglia Alessandron dello Skating Club Rovigo e Sofia Saronni, atleta del Bellusco. E Alessandro leggermente avanti al metà giro, vediamo le conferme al cronometro sul finale. 19.677 il tempo di Gaia Alessandron, 20.155 il tempo di Sofia Saronni. Falsa partenza dell'atleta dello Scaltenigo. In position, set, senza questa volta regolare, questa non è l'ultima batteria, categoria senior femmine. Molto similare il metà giro, vediamo il cronometro finale.
19.944 per l'atleta dello Scaltenigo, 19.983 per Erika Greci.